Aiuto. Ma che sono queste torture medievali? No. La cosa più naturale di tutte è per la pulizia dell'orecchio. Orecchie fumanti. Porteremo la lanterna delle Olimpiadi. Vediamo se riesco a filmarlo. Allora, questo non sarà facile. Questo è un metodo antico per la pulizia delle orecchie. Praticamente questo aggeggino a mo' di canna fumaria aspirerà verso, insomma, nel contenitore stesso il cerume delle vostre orecchie. E fa una bella fiammata, eh? Ma non c'è da avere paura. L'importante è provvedersi di un bicchiere d'acqua dove puoi buttare ciò che avanzerà di questa garza incerata perché è ricoperta di cera. Pulizia delle nostre cavità è molto importante perché con l'alimentazione, tra virgolette, errata e mucoproducente, noi siamo pieni di questi muchi nel nostro corpo che fino a un certo limite è fisiologico ed è normale. Quando sono in eccesso e soprattutto si seccano, viene sballato tutto il sistema idraulico del nostro corpo perché siamo un sistema di tubature. È importante mantenere questa posizione. Non è fastidioso, sentirete nell'orecchio il suono della fiamma, della fiaccola che arde. E sentirete che progressivamente le orecchie si stappano. Poi apriremo il rotolo e vedremo che cosa c'è all'interno. Magari fatevi supervisionare perché il metodo è sicuro, però potrebbe sempre staccarsi qualche pezzettino del tessuto. E quando arriva a 1,5 cm dal dischetto, vi fermate e lo mettete in un piattino in un bicchiere con l'acqua. Dopo vediamo cosa c'è. È stato veloce, abbastanza veloce. Eh sì, se avete qualche tappo di cera qua rimane. È proprio bellissimo da vedere e questo qualcuno dice è il residuo della fiamma. No, questo è quello che abbiamo dentro. Provate e fatemi sapere. Io proseguo con l'altro orecchio. Uè. Nella seconda parte del video, secondo orecchio, oh, stavolta ha fatto una bella fiamma, bella fiammata davvero. La domanda che mi faranno è: ma dopo si sente meglio? Ci si sente meglio e si sente un po' meglio. Bene, userò anche la fotocamera come specchio per vedere a che punto siamo con la fiamma. Questi metodi barbari per la pulizia dell'orecchio. Ogni quanto andrebbe fatto? Vediamo l'istruzione sulla confezione. Si sconsiglia l'uso dei bambini fino a 12 anni. Raccogliere la capigliatura prima dell'uso. Non c'è scritto. Come lo
fiamma del consumo del cono per circa la metà, togliere la parte restante e spegnerne un bicchiere d'acqua. Nella parte terminale del cono noterete le impurità depositate. 2,50 comunque, super conveniente. Infatti non l'ho presa in farmacia. E nulla, andrebbe fatta ogni 2 o 3 settimane. Nessuno avrebbe immaginato che la sima è così tenera mentre si pulisce le orecchie. Quanto siamo? 3 centimetri? Siamo lì. Ci siamo quasi, la torre di Pisa. Fumo. Espongo il mio serum. In realtà viene da dire che è schifo, ma poi se ci pensi non è schifo. Perché no?